saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo il nuovo Vodafone Smart 2. Come oramai da qualche anno Vodafone presenta in questo periodo dell'anno uno smartphone con un prezzo piuttosto aggressivo, naturalmente per fare il lancio estivo dei propri prodotti. Lo Smart 2 quest'anno è prodotto da Alcatel, mentre i modelli precedenti di solito erano prodotti dalla Huawei. Quest'anno è Alcatel che si è presa cura di produrre per Vodafone questo smartphone. Uno smartphone che si può acquistare a 99 euro, quindi a un prezzo veramente molto contenuto e che probabilmente vale un po' di più dei 99 euro che ci sono richiesti per l'acquisto. Vediamolo velocemente. Le dimensioni sono abbastanza contenute, poco più di 10 cm di altezza, poco meno di 6 la larghezza, 1,3 cm di spessore direi all'altezza di questa piccola gobbetta. Per il resto il telefono non dà la sensazione di essere eccessivamente spesso, anche se un pochino tozzo appare. I materiali del telefono sono non mi fanno impazzire sul retro, anche se bellini da vedere, è una plastica che dà una sensazione di essere un pochino economica. Il cover posteriore è disponibile in vari colori. La parte frontale mi piace molto, questa alternanza di lucido, cromato e opaco. Trovo che il telefono sia anche bellino esteticamente. Parte frontale con un display da 3,2 pollici con risoluzione 320x480 pixel. Il display è un display a 262.000 colori che va benissimo per questo tipo di telefoni. Nella parte bassa i soliti 4 tasti a sfioramento di Android, il microfono. Nella parte superiore capsula auricolare. Annegati sotto al vetro abbiamo i due sensori di luminosità e di prossimità. Nel lato destro abbiamo bilanciere per il controllo del volume, tasto di scatto della fotocamera, mi fa un sacco di piacere ritrovarlo ogni tanto, presa micro USB per ricaricare e connettere il telefono, parte superiore con jack per la cuffia, tasto di accensione e un piccolo incavo per smontare il cover posteriore. Nella parte posteriore troviamo anche la fotocamera da 3 megapixel a fuoco fisso con un flash LED. Abbiamo anche qui l'altoparlante di sistema. Sotto al cover abbiamo una batteria da 1200 mAh e anche lo slot per la scheda micro SD. Vediamo un attimo le caratteristiche hardware del telefono. Dette delle dimensioni, il peso poco superiore ai 100 grammi. Il telefono viene mosso da un processore single core da 832 MHz che quindi regala una buonissima fluidità a tutto il sistema, 512 MB di RAM, la memoria fisica è di 150 MB a disposizione dell'utente che sono, come dicevo prima, espandibili con la scheda micro SD. Presenti naturalmente tutte le connettività Bluetooth, Wi-Fi, GPS, quindi potremo usare senza problemi anche il navigatore integrato di Google. L'interfaccia è una classica interfaccia a 5 pagine che possiamo personalizzare come più ci piace, con collegamenti e widget. Troveremo anche qualche widget personalizzato da Vodafone. Naturalmente il telefono è un telefono marchiato Vodafone. Oltre a qualche widget troveremo anche qualche applicazione preinstallata che ci permetterà l'accesso rapido ad alcuni servizi dedicati di Vodafone. Vediamo un attimo la parte telefonica. L'interfaccia è quella consueta di Android, il telefono funziona assolutamente bene sia per quanto riguarda la ricetrasmissione del segnale che anche per quanto riguarda la qualità acustica. Diciamo che siamo in valori medi e assolutamente adeguati a questo tipo di target di telefoni. Sono precaricati naturalmente anche i client Facebook, Twitter, già sul telefono, quindi potremo accedere senza problemi ai nostri social network. Andiamo un attimo anche sul nostro Paco Digit per vedere il funzionamento del browser. Adesso stiamo utilizzando una copertura di rete. Ecco, il browser direi che conferma tutte le qualità oramai diventate patrimonio del browser stock di Android.
la navigazione è piuttosto godibile nonostante la scarsa risoluzione del display e le ridotte dimensioni del display stesso, direi che si naviga senza nessun tipo di problema. È molto piacevole poter navigare su un apparecchio così, così economico con, con questo livello di qualità. Direi che non ci sono problemi di impuntamenti, lo scroll funziona bene, è un browser assolutamente, assolutamente valido. Si possono scaricare naturalmente anche dei browser alternativi. Se si vuole, per esempio, risparmiare dati o avere qualche caratteristica in più, presente naturalmente l'accesso al Play Store per scaricare tutti questi tipi di applicazioni. Bene, che cos'altro si può dire di questo telefono? Mi ricollego a ciò che dicevamo prima. Abbiamo un telefono con delle caratteristiche base piuttosto interessanti, nel senso che l'hardware naturalmente non è un hardware aggiornatissimo di primo livello, ma fa funzionare tutto il sistema piuttosto bene. Abbiamo precaricati tutti i programmi che ormai siamo abituati a trovare sul sistema operativo Android, con qualche aggiunta sia di Vodafone per quanto riguarda l'accesso ai propri sistemi, che qualche gioco, qualche piccola applicazione in più che troviamo anche su altri terminali di Alcatel. Direi che la frase che calza più a pennello di questo telefono è che ha un eccellente rapporto qualità-prezzo. Veramente, come già detto, con soltanto 99 € si può comprare un buon terminale Android, un buon smartphone che ci permette di fare più o meno tutto quello che oggi uno smartphone moderno ci permette di fare. Quindi assolutamente un applauso a Vodafone per essere riuscita a contenere il prezzo di acquisto di questo telefono, un telefono che senza dubbio funziona bene e farà contento il proprio acquirente. Bene, un ringraziamento da Ivan per l'attenzione e ci sentiamo alle prossime.